Mamma mia, cosa ho visto? Mamma, cosa ho visto? Siamo le solite. Siamo sempre alle solite, cazzarola. Siamo sempre le solite, manna e la Madonna. Siamo sempre alle solite. Anche oggi, nella prima partita del girone di Champions, siamo stati maltrattati. Ci hanno umiliati, come sempre. C'è una Juve che nonostante comunque il primo tempo è stata, diciamo, una partita equilibrata, cioè non ci sono state grandi occasioni né da una parte né dall'altra, sono state un paio di occasioni a testa, così nonostante tutto, all'ultimo primo tempo Messi ha fatto le giocate, tiki-taka, che Messi segna, a Buffon battuto 1-0 primo tempo, peccato, ci avrebbe preso gol proprio al minuto. Dalla fine del primo tempo prendere il gol così, che tra l'altro la Juve era pure con uomini contati, mancavano Mandzukic, Chiellini, che lì ha chiuso centrocampo, Cuadrado squalificato, Gomez che ancora non si è avventato, eravamo pure con uomini contati, oltretutto giocavamo con De Sciglio in difesa, quella la fascia destra, Alexandro, vabbè. Poi Benatia Barzai ci doveva stare. Poi la sorpresa è stata Bentancur, centrocampo, che ha deciso di metterlo dall'inizio con Matuidi, Pjanic e poi appunto Douglas Costa, perché guardate, ha squalificato con Higuain e Dybala. E per forza questa formazione ovviamente. Cioè, in panchina c'erano addirittura due giocatori della primavera per l'assenza che avevamo. Allegra tutto mentre due giocatori della primavera in panchina. Quindi già eravamo messi male, ancora prima della partita. Ripeto, il primo tempo è stato equilibrato, nonostante tutto. Ci sono state un paio di occasioni da una parte e dall'altra. Poi, però abbiamo messo gol alla fine del primo tempo, 1-0. A favore del Barcellona. Poi secondo tempo, dopo il tiro di Dybala, subito a inizio secondo tempo, c'è stato un crollo veramente psicologico, mentale da parte nostra. Ci siamo cagati sotto, come al solito, come era già accaduto. Mi sembrava di aver visto la stessa partita fatta con Real Madrid nella finale a Cardiff. Dopo il primo tempo ce la siamo giocata, equilibrata da una parte e dall'altra, sotto tempo siamo crollati. E stasera è successa la stessa cosa. E a me questo mi gira un po' i coglioni, certe volte. Mi girano i coglioni. Mi girano i coglioni. Vedere questi atteggiamenti, questa mentalità. Porca miseria. Abbiamo preso due gol del cazzo sui contropiedi, fermi come le mummie in difesa, centrocampo pure, cioè oggi non si è salvato nessuno, forse Douglas Costa che ha fatto qualche bella giocata, forse l'unico che si sa, ma gli altri proprio zero, di Bargueil, De Sciglio, Mandzukic, buonanotte, Bentancur, gli altri tutti zero, nessuno si salva. Poi De Sciglio, ancora prima che si infortunasse, tra l'altro è uscito nel primo tempo perché anche lui si è fatto male, ma prima che lui uscisse ha fatto una cominchiata enorme. A Rinaldi la cosa che fa il passaggio rischioso e gliela passa uno del Barcellona. Poi meno male quello se l'è mangiato, la Dembélé, ma ha fatto veramente una minchiata assurda come al solito De Sciglio. De Sciglio veramente, credete, una pimpa veramente mostruosa. Io onestamente non lo consiglio manco come giocatore, per quanto fa cagare De Sciglio. Cioè, faceva già cagare al Milan. Se non riesce a riprendersi alla Juve, non si riprenderà mai più. De Sciglio è e rimarrà sempre una pipa di merda, che lo dico io. Quello non deve giocare, quello può giocare partite magari inutili come Coupe,
là tipo col Genoa, Sassuolo, quelle cose lì, forse lì può giocare, ma nelle partite importanti, meglio di no. Preferisco vedere lì Steiner che si impegna di più rispetto a lui, anziché vedere quella pippa di De Sciglio. Mamma mia, oggi è veramente deluso, amareggiato, incazzato un po' perché ogni volta è sempre la solita storia. E che cazzo, c'è sempre la solita storia. E non si può andare avanti così. Cioè, ci sta a vedere il Barcellona, ma non in questa maniera. Se prendiamo 1-0 giocando, c'era 2-0 giocando, cioè avendo più occasioni, allora non mi sarei arrabbiato più di tanto, non sarei rimasto così tanto deluso. Ma al secondo tempo abbiamo fatto un cazzo. Quel tiro di Dybala, poi stop. Solo Barcellona. Tiki-taka. Fottuti, là, centrocampo e difesa, fermi quelle mummie, così a guardare le stelle. Si può andare avanti così. Tra l'altro, mo sono 11:15, quindi 11:15 devo andare a dormire, pure che domani inizio a fare il primo giorno di lavoro. Dopo questo veramente scempio di stasera, domani mi tocca svegliare presto che alle 9. Inizierò il mio primo giorno ufficiale di lavoro, dalle 9 fino alle 14, fino alle 2. Dopo stasera, basta. Dopo questa la chiudo. E comunque, anche nel bene, nel male, anche nei momenti di merda, come è successo stasera, comunque, sempre forza Juve, pazienza, è andata. Detto questo, buonanotte a tutti. Ciao.